Eccoci ancora qua, questa volta con due pericolosi criminali che da anni sono sulle scene del crimine per ammorbare le nostre vite già abbastanza ammorbate. Ecco, Enzo Costa, cosa ha combinato questa volta? Questa volta ho fatto un libro come l'anno scorso e come anche 2 anni fa. Faccio un libro all'anno, mi viene in mente come Bruno Vespa e questo mi inquieta effettivamente. Però quest'anno l'ho fatto con delle vignette, insieme ai miei testi ci sono delle vignette di Aglaia e quindi diciamo la responsabilità non è solo mia, o meglio la colpevolezza, diciamo così, è duplice. Ecco Aglaia, quindi. Io sono il plastico. Se lui Ecco, è Bruno Vespa. senti un po', ma appunto dai vita alle immagini a forma di parola di Enzo Costa. Ecco, qual è la tua arma? Quali sono le tue armi del delitto e quali sono i tuoi mia arma moventi? principale è Enzo Costa, nel senso che lui mi dà la scintilla da cui partire. E poi io ho un metodo un po' così, un po' casalingo. Ritaglio, conservo quando vedo qualche immagine di qualche VIP o presunto tale che mi incuriosisce, mi intriga, la metto da parte, un archivio che se fosse cartaceo penso che uscirei io di casa e quando giunge il momento opportuno, ta 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 ta, faccio un po' di collegamenti di idee e esce fuori il delitto. Epitaffio di Daniela Santanchè. La porto via un accidente a cui non si trovò rimedio. Di colpo, sciaguratamente, le si bloccò il dito medio. Enzo, dunque, col senno di prima, tempo Esatto. reale, immagini un presente, speranze per il futuro, insomma, hai qualche problema di orologio. In un certo senso sì, perché i tempi sono quelli che sono e quindi ogni tanto si ha la sensazione che ci sia qualcosa di sfasato, una specie di jet lag che ci colpisce. Col senno di prima è appunto una raccolta di miei corsivi satirici, ma non solo, usciti su Unità dal 2009 al 2011. E poi in fondo ci sono anche degli epitaffi in rima, tanto per alleggerire un po' il discorso, diciamo così. E parlano tutte queste cose di quello che è successo in Italia dal 2009 al 2011, una sorta di mini diario sulle vicende, i misfatti italiani, e quindi è una specie di cronaca di un disastro annunciato. Ecco, e questo disastro cosa ci porterà, secondo Beh, Enzo? non sono un futurologo, però diciamo che se vogliamo essere anche ottimisti, qualche segnale di luce in fondo al tunnel si vede. Il problema è che è il tunnel dei neutrini, quindi ogni tanto si resta un po' interdetti, però la fiducia non deve mancare. Ok, Aglaia invece, te di giorno insegni e di notte disegni. Ecco, Se fosse il contrario sarebbe da preoccuparsi, Sì. effettivamente. Ecco, ma in realtà chi te lo fa fare? Io. Ma no, perché avevo iniziato anche prima di conoscere lui a fare un po' di vignette. Diciamo che ho bisogno di buttare fuori un po' di veleno, un po' di malanima, un po' di rancore che porto chiuso dentro in me. E quindi prendo per i fondelli un po' di persona. Enzo, in questo libro, nei tuoi scritti che hai raccolto in questo libro, le tue vittime sono i nostri sedicenti e seducenti politici, ancora una volta. Sì. Insomma, non cambia mai nulla. Non cambia mai nulla, in un certo senso sì, cambia forse lo sguardo con cui li si può osservare queste vittime. Quello che si può notare alla raccolta è che ci sono tanti modi, anche da parte dello stesso autore, in questo caso da parte del sottoscritto, di guardare alle cose. A volte uno, diciamo, è più preso dal pessimismo, a volte dall'ironia, a volte, appunto, come dicevo prima, da un minimo di speranza, per cui a volte il panorama cambia in base alla prospettiva che uno impiega. La prospettiva dipende forse anche dall'umore del giorno, oppure da qualche segnale che pare, che sembra di profilarsi ogni tanto così. Epitaffio di Vittorio Feltri. Quell'esser suo fuori dal coro un giorno lo portò al decesso, firmò infortunio sul lavoro un dossier falso
su se stesso. Parlando appunto del futuro, prima abbiamo visto un attimo qualche suggestione, io in realtà ho un sogno un po' paradossale, nel senso che quando penso al futuro dico, beh, prima o poi finirà questa situazione, però se finisce questa situazione avrò meno possibilità di leggere Enzo Costa, che sarebbe in qualche modo appagato e quindi non so cosa farebbe Enzo Costa senza questa situazione. Guarda, io naturalmente uno può dire che c'è una specie di schizofrenia, come cittadino io mi auguro che questa situazione finisca più presto, come autore di satira no. Posso però dire che in questo senso il cittadino prevale, e qui c'è un po' il lato così un po' serio del mio mestiere e della mia vita. Preferirei avere meno da scrivere. Poi c'è anche un retropensiero, e cioè che visto come vanno le cose in Italia da 30 anni a questa parte, non sono affatto sicuro che quando questa situazione finirà andremo a finire in una situazione migliore, per cui magari anche il lavoro bene o male lo potrò mantenere. Epitaffio di Carlo Giovanardi. Per quanto asceso in paradiso, bofonchio oscuro, me ne andrei, non fu capace a far buon viso quando scoprì che Dio era gay. Ecco, e tornando a bomba sul libro, esiste un filo conduttore, al di là ovviamente della nostra politichetta, un filo conduttore con cui te ti poni di fronte a quella che è la realtà e te appunto provi a descriverla? Beh, diciamo, è una specie di test a cui mi sono sottoposto. Più che vedere lo stato di salute dell'Italia, questo libro testimonia lo stato di salute di chi per 3 anni ha seguito la politica e ne ha scritto, e quindi in certo senso è una specie di diario di una prova terrificante a cui mi sono sottoposto, per cui chiedo anche in un certo senso la pietà da parte dei lettori, perché si rendono conto di quanto ho dovuto sopportare pur di scrivere. Ecco, quest'anno, durante quest'anno hai pubblicato Rime Imbaccate ed eri a teatro con Quanto Costa. Sì. Ho fatto troppe cose. Sì, non ti fermi mai, non ti riusciamo a stare dietro. Come è tipico del mio fisico anche. Però magari prima o poi mi do una calmata. Appena qualcuno me lo dice in modo più esplicito, prometto che lo faccio. Epitaffio di Matteo Renzi. Si agitò al punto che poi cadde in contraddizione. Ho solo anni 103, non voglio la rottamazione. Ecco, invece, Gabriella, parlaci questo lavoro e la preparazione che c'è stata dietro l'illustrazione delle parole di Enzo. Allora, intanto... Cioè, come nascono le tue immagini? Le mie vignette? Intanto da una grandissima complicità che ci lega da tantissimi anni, oramai da quant'è che collaboriamo? Quasi otto anni. Quindi agiamo anche a volte in contemporanea, abbiamo delle idee senza neanche consultarci prima. Ci litighiamo a distanza. Esatto, sì, perché noi lavoriamo via mail, col computer, una volta alla settimana poi ci coordiniamo qua a casa del capo. E niente, è stato un lavoro difficoltoso fino a un certo punto. Ti spiego perché. Molte di queste vignette erano già uscite, erano già state pensate per i chiari di lunedì. Che era la rubrica dell'unità. Esatto, dell'unità. Quindi erano già in bozza, formato, poi con qualche cambiamento, eccetera. Poi sono arrivati tutti gli epitafi finali che mi hanno divertito, infatti hanno una forma grafica anche diversa. Sono come delle Polaroid in bianco e nero su i burattini che lui fa morire, per l'appunto, in qualche modo. E... con molto affetto. Sì, certo. Vuoi dire la tua solita battuta? No, non la dico questa volta, la dirò in pubblico la prossima volta. Epitaffio di Alessandro Sallusti. Deceduto, apparve lugubre, spento di calore privo, esibiva un'area funebre, come fosse ancora vivo. Allora Enzo presenta Aglaia. Signore, cerca di essere il più cattivo possibile, ovviamente. Allora, Aglaia è questa stranissima persona che
è molto divertente quando fa la prof, è molto seria quando fa la vignettista e viceversa. E poi ha un umorismo straordinario, quindi ogni tanto va al di là delle mie capacità di comprensione, proprio per questo. Però davvero il lavoro che fa dà una vivacità, una freschezza alle mie cose eccezionali. Ecco, Glaia, due parole. Prima gli devo dare un assegno per tutto quello che mi ha detto. Enzo Costa, che altro? Ok, beh, allora se vogliamo, vediamo magari con la presentazione del libro. Sì, allora il libro si chiama Col senno di prima, il sottotitolo è Affreschi in tempo reale di un paese surreale, le vignette sono di Aglaia, la prefazione, dimenticavo, è di Nando Dalla Chiesa e l'editore sono gli Editori Riuniti. Dove lo possiamo trovare? Lo possiamo trovare in libreria e forse anche in farmacia, devo ancora vedere, ma è probabile che si trovi anche in farmacia.